TV Radicale, siamo sempre a Roma, la quarta marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Siamo con il signor Gardin, che rappresenta il movimento Repubblica Veneta. La vostra presenza qui in questa giornata particolare che si svolge in contemporanea fra Roma, Berlino e Parigi. Parlando di popoli oppressi ci sentiamo coinvolti, vogliamo portare la nostra solidarietà agli altri popoli che sono nella nostra stessa condizione, cioè impossibilitati di esprimersi politicamente in modo libero, in modo civile. Rivendichiamo una storia analoga perché anche il Veneto, che era una repubblica indipendente e autonoma fino al 1797, poi è stata in modo illegittimo cancellata dalla carta politica dell'Europa, senza perdere giuridicamente i nostri titoli. Noi siamo ancora uno Stato giuridicamente indipendente ma occupato. Siamo stati occupati dai francesi, dagli austriaci e poi dai Savoia. Non dico Italia perché quello che i Savoia hanno realizzato, nonostante i festeggiamenti di 150 anni del Regno d'Italia e non dell'unità italiana, non è un paese Italia, ma è l'estensione di un regno, di una padronanza. È il primo anno che partecipate alla Marcia Internazionale per la Libertà oppure siete stati presenti anche nelle edizioni degli anni passati? È la prima volta, però abbiamo partecipato ad altre iniziative sul Tibet e dove si parla di diritti dei popoli noi ci siamo sempre. Grazie e buona manifestazione. Grazie a voi, saluti. Siamo con Mina Guelbi a questa quarta marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi. Mina, siamo qui a Roma, la marcia non si potrà fare, potremmo fare soltanto un paio di giri qui nella piazza. Il senso della tua partecipazione qui a questa quarta marcia? Sì, il mio senso di essere qui è proprio per dare libero sfogo anche su tutto quello che sta succedendo al nostro partito, ma quello non è nulla al confronto delle popolazioni che sono oppresse nella non democrazia, nell'illegalità, nelle guerre e in tutto quello che infligge all'umanità tristezza, morte e povertà e nulla di buono, insomma. Ecco, ora il nostro corteo gira intorno alla piazza, noi siamo come i popoli oppressi, oppressi dentro in una piazza dal nostro sindaco Alemanno. Ecco, noi identifichiamo questa nostra marcia dentro, chiusa in questa piazza, con i cammini della vita dei popoli oppressi dentro i loro stati. Grazie a Mina Guelbi e buona manifestazione. Grazie. Grazie a te, Mina. Siamo con Brigitte qui alla quarta marcia internazionale per la libertà. Brigitte è una sostenitrice di Società Libera e di questa manifestazione nella sua quarta edizione. E come ti sembra questa manifestazione? Cosa ti aspetti da questa giornata? Beh, la manifestazione è buona, però mi dispiace soltanto che sia così limitata, anche perché noi veramente siamo pacifici a tutti gli effetti e il fatto che non possiamo muoverci quando invece a Berlino e a Parigi si muovono tranquillamente, io sono francese, rimango un po' perplessa. Si resta un po' così, ti riferisci sicuramente al fatto che Alemanno per un mese ha vietato i cortei nella città di Roma, per cui oggi la manifestazione stanziale non potrà, diciamo, non si potrà sfilare come si è fatto negli anni scorsi. E allora, il senso di questa manifestazione, il senso di questa marcia per te che sei qui oggi pomeriggio? È la difesa della libertà in assoluto, ma non, per me non è solo questi popoli, incarnano la libertà, ma la libertà è di tutti gli esseri, anche la libertà di marciare, la libertà di esprimersi tranquillamente, perché non siamo proprio, siamo pacifici, quindi per me loro incarnano qualcosa che purtroppo esiste a tutti i livelli della società e ovunque nel mondo, perché la libertà non è soltanto perché tu sei oppresso, è perché tu non puoi dire esattamente
quello che vuoi, quello che senti, ma tranquillamente, ripeto, tutto tranquillo. Non tutti sono gente che vanno a spaccare le vetrine. Esatto, che vanno a spaccare le vetrine. Io c'ero alla marcia della settimana scorsa, ho visto gente veramente in buona fede e mi è dispiaciuto che tutto questo poi, anche se capisco i giovani, se io avessi 20 anni oggi, francamente non, io ne ho 60, se avessi 20 anni oggi non so come io potrei reagire, e veramente questo lo faccio anche per che nel futuro i giovani abbiano anche la libertà, insomma, perché se si contiene troppo l'energia giovanile esplode, e questo è del tutto, è un processo naturale, non è né politico, è una cosa fisica. Se tu comprimi, li fai diventare una pentola a pressione, perché tu li tagli ali in continuazione, questi qua tu non puoi prevedere come la gioventù reagisce, e io sono a favore della gioventù, non potrò mai schierarmi contro la gioventù. Grazie e buona manifestazione. Grazie, ciao. Siamo con Rocco Berardo, consigliere regionale del Lazio, radicale, e gli diamo appunto qualche indicazione su questa giornata e i motivi di questa iniziativa. Beh, rinnovare l'affermazione ovunque nel mondo dei diritti umani per i popoli che sono oppressi in questo momento in posti che non sono tanto lontano da noi, e non lo sono più per la tecnologia moderna che ci consente di conoscere immediatamente quel che avviene, ma anche perché gli spostamenti sappiamo quanto sono brevi, e dietro l'angolo di casa nostra pensiamo ai popoli del Nord Africa, popoli oppressi sotto il regime, ecco, vivono quello che noi leggiamo solo nei libri di storia, sulla loro pelle. Ci sono dei popoli anche sconosciuti, quelli che sono costretti a vivere sotto il regime cinese, a partire dal popolo tibetano e uiguro. La nostra presenza è ovviamente quella del radicale, che c'è da sempre, del Partito Radicale Transnazionale, all'interno di questa manifestazione organizzata dalla Società Libera, e che corrisponde a manifestazioni che stanno avvenendo con delle marce lì a Parigi e a Berlino. Purtroppo qui, come avete immagino ripreso, abbiamo girato intorno alla piazza della Bocca della Verità. Senti, in tema di vittime, oppressori, carnefici, eccetera, una riflessione sulla recente fine di Gheddafi? La recente fine di Gheddafi racchiude, secondo me, tante questioni che abbiamo vissuto in prima persona nelle lotte radicali, che riguardano la questione dell'esilio di Saddam. Gheddafi giocò una partita importante, di fatto impedendo quel che poteva essere lo scoppio della pace attraverso l'esilio di Saddam. È personalmente una questione che rappresenta la debolezza a partire dall'Italia, ma poi di tanti altri paesi europei, dell'affrontare i regimi totalitari. Noi siamo stati fino ad alcuni mesi fa quelli che attraverso il Parlamento, tranne i radicali e pochi altri, hanno votato un trattato con la Libia. Oggi quel popolo è riuscito, così come tanti popoli del Nord Africa, a distruggere quel regime, anche poi alla fine in modo cruento, come avviene nei casi in cui una dittatura è durata così per tanto tempo e ha fatto. Ecco, anche per Saddam ci poteva essere l'esilio, e quello poteva garantire la pace. Anche forse per Gheddafi si poteva garantire l'esilio, un giusto processo, e forse, anche se non ci giurerei che poi realmente potesse avvenire, ma ci poteva essere una speranza che il giusto processo a Gheddafi potesse far venire anche fuori quelle cose che denunciamo attraverso
quei criminali, come li chiama Pannella, che sono stati Bush, Blair e poi tanti altri primi ministri che non hanno governato quella vicenda all'epoca dell'invasione della guerra in Iraq attraverso l'esilio di Saddam. Rocco, sappiamo che sei reduce da un'iniziativa sempre per la libertà svoltasi a Parigi, vuoi parlarcene rapidamente? Sì, abbiamo costituito nel gruppo, nel Consiglio regionale del Lazio, due intergruppi, uno intergruppo per il Tibet e un intergruppo che si richiama l'amicizia per il popolo iraniano e per i diritti umani in Iran. Siamo stati invitati, tutta la delegazione del Consiglio regionale, siamo andati con Isabella Rao del Popolo della Libertà, io, ma insomma altri compagni radicali, a un grande evento che viene svolto ogni anno a Parigi da parte dei dissidenti iraniani che vivono tra l'altro esiliati ad Ashraf, un piccolo centro in cui sono di fatto fuori dall'Iran, ma al confine dell'Iran, in Iraq precisamente, nel territorio iracheno, e vivono assediati da una parte dagli attacchi dell'esercito iracheno che li respinge e dall'altro dall'attacco dell'esercito iraniano. Ecco, loro vivono in questa enclave e siamo stati invitati in un grande evento in cui si vengono ripercorse tutte le questioni che vive appunto il popolo iraniano, in particolare la vita di questa piccola comunità di Ashraf. Gli iraniani che sono un po' in tutta Europa si riuniscono lì a Parigi ed è stato veramente un evento molto grande perché erano presenti circa 80.000 persone, quindi abbiamo portato il nostro saluto a quei dissidenti di Ashraf attraverso la presenza lì a Parigi, dove appunto ci sono stati tantissime migliaia di iraniani che sono un po' in tutti i paesi d'Europa che dimostrano come insomma seguono le vicende ovviamente del proprio paese. TV Radicale ringrazia Rocco Berardo, lo invita sul nostro sito tvradicale.it. Grazie ancora. TV Radicale è qui alla giornata per la libertà dei popoli oppressi, 22 ottobre, siamo con Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, e le chiediamo i motivi della sua partecipazione. Perché in una società nel terzo millennio che dimentica i diritti umani bisogna riscendere in piazza per chiedere affermazione dei diritti umani, per chiedere rispetto in ogni sede, in ogni luogo pubblico e portare la voce di persone nelle giuste sedi come in Parlamento affinché vi sia rispetto appunto dei diritti umani, rispetto dei diritti di queste persone che ogni giorno sono costrette anche a nascondersi purtroppo in un paese dove le barbarie e i crimini contro i propri cittadini non trovano limite. Senti Filomena, diritti umani, diritto alla libertà di cura, libertà di scegliersi un testamento e quindi a Luca Coscioni, insomma questo tema dei diritti è molto attuale anche in Italia, è anche molto attuale oggi. Sì, purtroppo in Italia stiamo vivendo un'epoca di sottrazione di diritti, diritti che erano stati stabiliti, sanciti per carta costituzionale, ma che nel tempo purtroppo hanno visto una tendenza dei vari legislatori a non riconoscere, a sottrarre i diritti che dovevano essere acquisiti, consolidati e rispettati. L'abbiamo visto con la legge sulla fecondazione assistita, stiamo per assistere a un medesimo metodo con la legge sul testamento biologico che è in terza lettura proprio in questi giorni al Senato, dove verrà privato il cittadino di poter del diritto di poter rifiutare le cure. Noi riteniamo che è un'emergenza sociale, di cittadinanza e di riconoscimento di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta Costituzionale, oggi anche maggiormente rilevanti perché riconosciuti da norme fondamentali internazionali. Pensiamo alla Carta Europea dei Diritti dell'Uomo e pensiamo a quante volte negli ultimi tempi la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo viene chiamata in campo proprio su casi ad esempio anche italiani.
TV Radicale ringrazia Filomena Gallo e la invita sul nostro sito a visitarlo, tvradicale.it. Grazie. Oppressi, siamo con Passang della comunità tibetana. Bene, ci dici i motivi della tua partecipazione e come pensi appunto, come interpreti appunto questa tua partecipazione qui a questa giornata? Mia partecipazione qui a Roma per il nostro popolo e altri popoli che oppressa da altri paesi o altre gente. E noi siamo tibetani qui in Italia da quasi 10 anni e facciamo partecipazione di questa manifestazione per la occupazione dei cinesi per il nostro popolo. Senti Passang, ma l'occupazione della Cina è uguale da molto tempo o un pochino si è ridotta la pressione in questi ultimi anni? Peggiora sempre, non, da fuori da vedere sembra più rilassante, invece in realtà è più peggiorato. Questi giorni infatti i giovani tanti bruciano da soli perché non ce la fa stare in Tibet, non c'è la libertà di niente e per quello facciamo questa manifestazione per il nostro popolo. Passang, mi dici come ti sei trovata qui in Italia personalmente, come sei stata accolta dalla comunità italiana? Io mi trovo benissimo con gli italiani, e mi sono trattata molto bene, abbiamo tutti libertà. E noi come tibetani obbediamo la legge italiana, però abbiamo tutte libertà di parlare, libertà di scrivere, esprimere tutto. TV Radicale ringrazia Passang e le dà appuntamento sul nostro sito web tvradicale.it. Grazie ancora. Senatore Marco Perduca, gli diamo i motivi di questa partecipazione e gli sviluppi appunto diciamo in prospettiva. Ma i motivi sono quelli, mi verrebbe da dire, di sempre. I radicali sono stati negli ultimi 35-40 anni sempre impegnati sia in Italia che nel resto del mondo ad andare a scovare le violazioni dei diritti umani degli ultimi, quindi molto probabilmente delle cause che alcuni chiamano perse ma che sicuramente sono cause sconosciute ai più. Ci siamo avvicinati in tempi in cui il mondo si spaccava in Occidente e Oriente ai bonzi buddisti vietnamiti. Oggi qui a Roma abbiamo Vo Van Hai, che già all'epoca, stiamo parlando della seconda metà degli anni 60, era il loro portavoce, facendoli venire a Roma, addirittura Pannella li ospitò a casa sua perché riconoscevamo in quella via, la via della non violenza, una via anche spirituale della non violenza, che non riconosceva né nel comunismo del Vietnam del Nord né nel paramilitarismo del Vietnam del Sud la possibilità di arrivare a una pace e una riconciliazione nazionale. E ancora oggi purtroppo il Vietnam, per quanto unito a seguito di ben due guerre, chiamiamole regionali, non vede né libertà né diritti umani garantiti. Grazie al lavoro di Olivier Dupuy e di Marco Pannella stesso, sono più di 25 anni che cerchiamo di far rientrare nell'agenda politica europea, in modo particolare, i diritti del popolo tibetano e quindi una riforma costituzionale cinese che garantisca l'autonomia, che possa far praticare la loro religione nella loro lingua, tutta una serie di tradizioni popolari sotto la bandiera della Cina, quindi non indipendenza ma autonomia, cercando allo stesso tempo di attivare gruppi in tutto il mondo che seguono la questione. Qui in Italia l'intergruppo parlamentare nella scorsa legislatura aveva Bruno Mellano come coordinatore, questa volta Matteo Mecacci, altro radicale, come presidente. C'è Rebia Kader, che è iscritta al Partito Radicale da quando è libera purtroppo per lei soltanto da 6 anni, prima è stata in carcere oltre che in Parlamento in Cina. Uiguri, che grazie appunto alle delegazioni radicali al Parlamento Europeo sono entrati nelle mozioni sulla Cina 20 anni fa. E poi ci sono gli amici Mujahideen del popolo iraniano, con i quali stiamo portando avanti una campagna di legalità internazionale perché sono ingiustamente tenuti
ora non più in Europa ma sempre purtroppo negli Stati Uniti, sulla lista dei partiti che sono riconosciuti come organizzazioni terroristiche e quindi non possono fare attività politica legalmente. Quindi questo, diciamo, è il retroterra. Oggi le prospettive sono quelle di continuare a fare informazione. Non c'è un giornalista che non sia un giornalista come voi, militante, non c'è la stampa ufficiale, la stampa di regime, non c'è un rappresentante politico di un altro partito con rappresentanti in Parlamento. Fortunatamente c'è il Partito Liberale Italiano e altri gruppi più piccoli, ma non c'è nessuno della cosiddetta sinistra ufficiale o la sinistra sociologica o la sinistra mediatica, comunque uno la voglia chiamare, il che è molto preoccupante perché si tratta di violazioni sistematiche dei diritti umani che noi insistiamo a mettere al centro della nostra attività politica e in Italia e fuori. E per quanto riguarda le campagne transnazionali, in queste ore Emma Bonino per esempio è negli Stati Uniti per portare avanti la campagna che il Partito Radicale e Non c'è pace senza giustizia ormai da oltre 10 anni portano alle Nazioni Unite per il bando definitivo delle mutilazioni genitali femminili. In queste ore stiamo finendo la convocazione della seconda sessione del 39esimo congresso del Partito Radicale Non Violento che si terrà qui a Roma dall'8 all'11 di dicembre, perché vogliamo chiamare ancora una volta intorno all'idea di un partito che in primis ad adesione individuale, in seconda battuta l'unico partito che dà all'iscritto la libertà più assoluta di vivere questa esperienza in qualsiasi modo, o collettivo o individuale, nel migliore o nell'unico modo in cui è consentito, perché alcuni dei nostri iscritti ancora vivono in paesi dove non esiste la libertà di espressione, figuriamoci quella di attività politica. Una sessione del congresso molto importante perché oltre a fare, se vogliamo, una rassegna dei vari fronti, sia globali come la moratoria universale per la pena di morte o le mutilazioni genitali femminili, che più specifiche quali potrebbero essere i vari impegni che si hanno in giro per i paesi del mondo, in particolare Non c'è pace senza giustizia per quanto riguarda la lotta all'impunità nel nord africano e quindi anche tutte le primavere arabe che noi a vario titolo e con diciamo frequentazione alternata abbiamo incluso nelle nostre attività, ma anche per fare il punto sulla necessaria, ormai a 25, quasi 30 anni, intuizione di avere un'organizzazione politica transnazionale, riforma anche statutaria, strutturale, per capire quali possono essere gli apporti, oltre che militanti, anche in termini di responsabilità dirigenziale, dei non italiani. In passato abbiamo avuto e lo abbiamo recuperato da quando si è riavviato il cammino di ricostituzione del Consiglio Generale, una forte presenza di parlamentari che venivano in particolare dall'ex Europa dell'Est. Oggi abbiamo una forte presenza di parlamentari africani, rimangono ancora delle significative presenze nei Balcani. Occorre capire come ampliare questo giro, ma soprattutto rafforzare il fronte italiano che, ahimè, rimane un po', e Pannella con la stella gialla l'ha voluto significare, un monito di cosa le democrazie rischiano di diventare, cioè un luogo dove la si proclama anche in piazza ma non la si pratica né in piazza né nei palazzi, cioè una democrazia che sta al socialismo, anzi alla democrazia, chiedo scusa, teorica, come il socialismo reale stava al socialismo o anche all'ideale comunista, cioè quasi la negazione. E quindi mettere insieme tutti questi fronti è una delle nostre urgenze e priorità del momento. Pare di capire, abbiamo appena parlato con Pannella, con Rebia Kader, che ci ha consegnato la sua quota abbastanza diciamo rafforzata di iscrizione per l'anno prossimo al Partito Radicale Non Violento, che ci sono anche, iniziano a esserci queste sensibilità per chi, fuggendo dalla Cina piuttosto che dal Vietnam, vive nell'Occidente, si accorge che anche nella nuova patria, nella patria di elezione, le cose non vanno. E spero che questo tipo di ulteriori analisi e approfondimenti, grazie anche al lavoro che fanno i radicali nel fronte italiano, possano portarci a migliorare e la nostra risposta e l'organizzazione transnazionale e transpartitica che da sempre perseguiamo.
Tipo Radicale ringrazia il senatore Perduca, gli dà appuntamento sul nostro sito tiporadicale.it. Senti, perché è importante essere qui presenti a Roma alla marcia internazionale dei popoli oppressi? Allora, per noi è molto importante, anche per tutti i popoli oppressi, perché per esempio in Tibet non c'è libertà, diritti umani, manca tutto, non c'è libertà di anche praticare religione, non si può non studiare la nostra lingua, no? Nel nostro paese, perché noi siamo solo 6 milioni di tibetani, ma i cinesi sono arrivati già a 7 milioni e mezzo. Quindi adesso recentemente, come ha detto il nostro presidente, 9 tibetani si sono suicidati per la disperazione, perché mancanza di libertà, mancanza di diritti umani. Quindi adesso già 9 persone che sono suicidate. Questo perché non sta bene in Tibet. Perché loro, i cinesi, dicono che Tibet sta bene, c'è libertà, c'è sviluppo, e invece non è così, perché loro hanno fatto delle ferrovie, questi qua, è beneficio per loro, beneficio per loro, loro gente, che vengono tantissimi cinesi in Tibet. Solo in Lhasa ha fatto questo, tutti belli, no? Tutti grattacieli, non c'è niente a vedere con la nostra cultura, perché è tutto rovinato. Quindi io chiedo a comunità internazionale di fare pressione sul governo cinese, veramente basta, noi siamo stancati e non si può adesso tutti capi del mondo può essere schiavo del Dio denaro, quindi i diritti umani vengono prima di tutto, io penso, io credo, quindi chiedo a, veramente di intervenire su risolvere il problema del Tibet, dialogare seriamente. Quindi questo io chiedo. Grazie. Grazie.